L'isola dei famosi 2018, lo scandalo droga è una bufala? La rivelazione sciocca. Ultimissime l'isola dei famosi 2018, lo scandalo droga è solo una bufala clamorosa? Lo scandalo droga o il cancelletto Isola dei Famosi 2018 si arricchisce sempre più di nuovi particolari e anche questa sera nel corso della nuova puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 abbiamo visto che c'è stata una nuova rivelazione clamorosa che potrebbe mettere in discussione la realtà dei fatti che in questi giorni è stata svelata da Eva Anger, la quale come ben saprete ha puntato il dito contro Francesco Monte accusandolo di aver comprato e soprattutto fumato marijuana in Honduras. Video. Bufera droga all'Isola dei Famosi, la rivelazione bomba di Nadia Rinaldi. Ebbene nel corso della nuova puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 stasera abbiamo visto che è stata trasmessa l'intervista rilasciata da Nadia Rinaldi subito dopo la sua partecipazione alla puntata di lunedì scorso in diretta. L'inviato di Striscia ha fermato la Rinaldi poco dopo la puntata per chiederle spiegazioni circa lo scandalo droga che è stato denunciato in diretta televisiva da Eva Anger e le sue affermazioni hanno lasciato tutti senza parole. Sì, perché Nadia Rinaldi ha smentito le parole di Eva Anger affermando che lei, in quei giorni in cui è stata in Honduras, non ha mai sentito parlare di marijuana né tantomeno ha visto Francesco Monte acquistare sostanze stupefacenti dalle mani di uno degli uomini del posto. Insomma la Rinaldi sostiene che Monte non abbia comprato e soprattutto fumato droga e ha aggiunto che in quella settimana Eva Anger non le ha mai fatto presente l'accaduto. Droga all'Isola dei Famosi 2018, è solo una bufala? I nuovi sospetti shock. Eva Anger, infatti, sostiene di essersi lamentata in prima persona con gli altri naufraghi del cancelletto Isola dei Famosi 2018 per la questione legata alla droga comprata da Francesco Monte, ma Nadia Rinaldi ritiene che le cose non stanno proprio così. Nel corso dell'intervista di stasera a Striscia la Notizia, inoltre, la Rinaldi ha dichiarato che Francesco Monte in Honduras era l'unico tra i concorrenti che fumava sigarette fatte con le cartine ma lei si dice sicura che all'interno ci fosse il tabacco e non la marijuana. Cosa succederà a questo punto? Lo scandalo droga all'Isola dei Famosi potrebbe essere una bufala, video? E questa è la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, i quali adesso vogliono che venga fatta chiarezza sull'accaduto e che venga fuori tutta la verità. Let it go.